Uno, due, tre, azione. Va bene, siamo oggi qui in, a Salerno, nella città di Salerno, che ancora una volta dimostra la sua volontà di essere solidale nei confronti dei più deboli. Verrà chiaramente presentato un nuovo progetto, la ristrutturazione di una maternità che consentirà a tante donne del Benin di non percorrere più tanti chilometri per andare insomma, a partorire. Io che visito quasi ogni mese, ogni due mesi questi centri, a volte insomma, mi vergogno un po' perché dico com'è possibile che alla fine all'inizio del terzo millennio ci sono delle situazioni così difficili. Questo progetto chiaramente non solo prevede la ristrutturazione, ma prevede proprio anche un allestimento di quella che è la maternità, che è stata insomma voluta un po' da tutti, in modo particolare dalle associazioni, alle quali diciamo io mi rivolgo con grande, con profondo rispetto e gratitudine, perché grazie alle associazioni in modo particolare che si riescono comunque raggiungere questi grossi obiettivi. Io infatti lo dico sempre, dico, ma è assurdo che alla vigilia del terzo millennio ci siano delle situazioni così difficili, e io credo che in un momento così complicato, in un momento così difficile, dove si parla tanto di immigrazione, e chiaramente io non è che voglio entrare diciamo in questa problematica, perché sono problematiche che risolvono i grandi, però dico è assurdo che comunque si viva diciamo in queste situazioni, e fare questi progetti che stiamo facendo sono progetti molto importanti, perché danno la possibilità a tante persone comunque di poter avere di restituire un po' quella che è la dignità che in un certo senso in tanti anni loro hanno perso. Io credo che comunque è un giorno, come dire, voluto da tutti, e ringrazio in modo particolare il presidente Autori che ci ha ospitato in questa bellissima location qua a Salerno, e ringrazio soprattutto la Grimaldi Lines che ancora una volta ha messo a disposizione il trasporto di quelle che sono poi saranno letti, materassi, lenzuoli, insomma, che andranno poi ad equipare quella che è poi la maternità. Ringrazio comunque anche le autorità locali, ringrazio anche le istituzioni presenti, dei vari sindaci, dei vari comuni che hanno partecipato a questo progetto, ma concludo dicendo ringrazio in modo particolare le associazioni, perché grazie alle associazioni che si riescono comunque a ottenere la maggior parte dei progetti.